Allora, ragazzi, questo è un contenuto, un'intervista con Fulvio Collovati che dura oltre 30 minuti. Allora, ho deciso di farla su tre spezzoni, quindi il tempo di editarla, e uscirà tra pochissimo la seconda parte. Mi raccomando, ricordatevi sempre di iscrivervi al canale e mettere un like al video, e non perdetevi assolutamente la seconda e la terza parte. Uscirà tra qualche giorno, è qualcosa di spettacolare, un campione del mondo sul nostro canale che ci porterà veramente tantissime perle. Non lo perdete, mi raccomando, iscrivetevi. Amici di Napolità, benvenuti in questo video fantastico, perché io oggi sono emozionato. A parte sono emozionato perché vi facciamo una chiacchierata con un grande, un campione, ma campione, ecco, diciamo sempre campione, però è riduttivo per il personaggio che vi sto per presentare, perché lui prima di tutto ha dimostrato un amore incredibile per Napoli e poi finalmente possiamo parlare di un qualcosa di bello, perché quest'anno il Napoli è stato fantastico. E però io lo voglio sentire da lui, dal grande campione del mondo, Fulvio Collovati. Fulvio, buonasera! Buonasera, ciao, buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Ciao! Tantissimi, la famiglia di Napoletà è immensa, e soprattutto ti posso dire la verità, noi siamo sempre contenti del Napoli, perché noi amiamo la nostra squadra al di là del risultato, però possiamo dire che quest'anno è un po' tutto più bello. Partiamo subito da questa stagione del Napoli. Come hai visto il Napoli quest'anno? Come hai visto, che mi fai ripetere sempre le stesse cose, Sasà. Ma a me piace sentirtelo dire più Napoli, volte. Napoli, non ho perso tutti gli aggettivi ormai, perché cioè, quello che ha fatto il Napoli è stato qualcosa di straordinario, perché forse era da non so quanti anni, 30, 40, 50, non so se è mai successo di vincere con 15 punti di vantaggio, perché le rimonte ci sono state. Una volta si parlava nel calcio di 40-50 anni fa, si parlava di rimonte così, ma qui c'è stato un vantaggio talmente netto, abissale, che non si può nemmeno commentare. E ti devo dire la verità, un po' di preoccupazione per il futuro c'è, perché tu dici, ripetere un campionato così non è semplice. È stato tutto perfetto, tutto straordinario, tutto peccato quella partita di Champions col Milan, che altrimenti poteva essere un Napoli che poteva andare avanti anche in Champions. Però insomma, non, diciamo che ci siamo goduti lo scudetto dopo 30 anni, ed è stata una cosa straordinaria. Tu sei solito a venire, no, a Napoli, vieni in tante trasmissioni, quindi hai la possibilità. Ma io sono venuto al Bello del Calcio il lunedì 5 giugno, l'ultima giornata che abbiamo festeggiato al Vulcano a Nola, mi pare. A Nola. C'era Biagio Izzo, c'era Paolo Antoni, che non si è messo nudo stavolta, però. No, era vestito. No, ma meno male che non si è messo nudo, perché è una cosa inguardabile. Però vabbè, comunque abbiamo rifesteggiato per l'ennesima volta, ma è giusto così, perché quando vinci bisogna gioire, perché nella vita devo dire che si gioisce talmente poco. Quando vinci è giusto, per quale motivo uno deve frenarsi? Ma quelli che si frenano, lasciali frenare. È peso d'acqua. E poi lo sai, noi diciamo, da buon napoletani, andiamo sempre a esagerare, ma non esagerare, perché noi amiamo festeggiare sempre, soprattutto perché, ripeto quello che ho detto all'inizio, noi siamo innamorati già della nostra squadra a prescindere. Vincendo lo esterniamo ancora di più, perché siamo proprio fatti così. È giusto che sia così, perché uno non deve frenare. Le gioie nella vita sono talmente, non dico poche, però uno è preso dal lavoro, dalle sue cose, dalla famiglia, dai figli, dai genitori, dalle mille cose che magari non ci pensa. Per cui quando c'è una soddisfazione è giusto
per quello che mi sono sentito di dire, che però sono cose vecchie, dai, non ripetiamole adesso, guardiamo, no, però ecco, questo passaggino è importante, perché tu hai fatto un intervento che è stato, diciamo, apprezzato, ma non solo da tutti i napoletani, da parte proprio di tutti, perché hai centrato proprio qual è l'idea del napoletano, e soprattutto ti ringrazio a nome di tutti i napoletani, perché hai detto una cosa che... l'ho fatto perché me lo sento, esatto. Non solo perché sono influenzato da mia moglie napoletana, no, assolutamente. Non solo perché, ma perché? Certo, perché, certo. Perché è così, perché una generosità, guarda, io ti dico una cosa, una generosità come quella che io trovo quando vado a Napoli, quando frequento gli ambienti, non solo la televisione, ma vado anche al bar, vado in stazione, vado all'aeroporto, c'è una generosità che non riscontro qua al nord. Io vivo 50 anni, da 50 anni qua, è questione caratteriale, per cui certo. Ormai sono anziano, non mi posso più trasferire, però... Però mi gioisco quando vengo, mi piace quando vengo una volta alla settimana lì da voi. E noi siamo onorati di averti con noi sempre il più possibile, ti sono onesto. Andiamo a parlare però di quello che succederà, perché ora parliamo di Rudy Garcia, perché io voglio subito domandarti che ne pensi di Rudy Garcia. Guarda, io conosco la sua compagna, Francesca Brenza, che ho fatto un anno insieme a lei a Quelli che Calcio, che è una ragazza dolcissima, e mi ha sempre parlato bene di Rudy, e ti devo dire che se vai a vedere il curriculum, alla Roma ha fatto benissimo, non ha preteso, non è un allenatore che pretende, perché poi ci sono allenatori che dicono, tipo Mourinho, dicono mi devi comprare questo, no, non è in quella condizione lì, però ha lavorato bene. Poi è andato lì, è andato all'estero, ha fatto altrettanto bene in Francia. Ha avuto quest'ultima stagione un po' sfortunata, dove mi pare sia stato esonerato in Arabia, mi pare. Si sono separati, non è stato un esonero, però lui ha deciso. Diciamo che si sono separati, per cui non è stata una stagione positiva. Però sì, è un allenatore che, persona seria, lavora bene. Sai, poi il calcio... Tu lo sai, devi gestire 30 persone, 40 persone il prossimo anno. Chiunque sarebbe venuto dopo Spalletti avrebbe trovato delle difficoltà, per cui troverà delle difficoltà, ma è inevitabile, perché un campionato come quello dell'anno scorso è irripetibile. Poi magari il Napoli vince lo scudetto ancora, ma non con 14 punti, con 15 punti, magari lotta perché sono quelle cose nel calcio, che direi come il Mondiale 82, sono quelle cose irripetibili, vero. Che ci sono una volta nella vita, in quel modo lì, per cui per chiunque sarebbe venuto dopo Spalletti avrebbe trovato, diciamo, vita. Però Garcia è un buon allenatore. Io penso che De Laurentiis l'abbia scelto perché... Cioè, non è che l'ha scelto perché dai, vieni ad allenare il Napoli, perché evidentemente è rimasto positivamente colpito, spiazzato e colpito anche lui da questa persona qua. Per cui aspettiamo a giudicarlo, perché poi tu sai, gli allenatori vengono giudicati per i risultati, per quello che dai. Aspettiamo, io non mi sento di dare un giudizio, do un giudizio positivo per quello che conosco, per come ha lavorato. Poi dopo quello che troverà Napoli non te lo so dire, dipende anche chi rimane, chi non rimane, e chi comprano. Però anche lì bisogna stare molto attenti. Guarda che l'anno scorso te l'aspettavi, via Insigne, via Koulibaly, io ho dato via Koulibaly, io ho detto va via uno dei migliori difensori al mondo, certo. Va via Insigne, va via Mertens, il goleador, va via il portiere, va via Ospina. Ho detto, madonna, qua che cosa succede? Sì, e sì. Tu vedi il calcio com'è? Hai fatto una cosa straordinaria nell'imprevedibilità. Per cui aspettiamo i giudizi e vediamo. Anche perché le squadre sono tutte in difficoltà. Non pensare, questo ti voglio dire. Vende, il Milan vende, e come vedi, poi magari comprerà, perché non penso che venderà. Però. Certo. Il Milan vende, l'Inter non si sa, Dzeko è già andato via, Lukaku non si sa se lo riprendono o no, la Juve
deve vendere Rabiot oppure deve vendere per comprare qualcuno. Cioè, squadre italiane hanno tutte delle grandi difficoltà economiche, qui non c'è più nessuno che dice tiro fuori 60 milioni di euro e compro un giocatore. È finita, quell'epoca lì è finita. E poi diciamo la verità, Fulvio, già da questo che mi stai dicendo, alla fine quindi il Napoli è quella che ha meno problemi, se proprio vogliamo riflettere, no? Il Napoli deve, prima di tutto, non dare via Osimhen. Quella è la cosa principale. Secondo, perché uno che ti fa 25 gol, poi dopo è difficile sostituirlo. Un difensore, te lo dico da ex difensore, è più sostituibile, anche se Kim... Però hai visto che l'anno scorso hai sostituito Koulibaly, esatto. Puoi sostituire anche Kim. E poi la squadra è quella, per cui se rimane quell'intelligenza lì, poi dopo dipenderà da come lavorerà l'allenatore, dai rapporti, da come si instaurano determinati rapporti con la squadra, perché sai, è come un'azienda al calcio, eh? Qualcuno magari non gioca e ci rimane male, qualcuno si infortuna, qualcuno, insomma, vediamo, però non vedo che le altre squadre che facciano mercato da 200 milioni di euro, non ci sono più.